La vita è fatta di problemi, ognuno di noi per crescere deve affrontare delle sfide evolutive, dei nuovi compiti, quindi ogni età ha le sue difficoltà. In questo libro cercheremo di presentare alcuni di questi problemi, dall'infanzia fino all'età adulta, fino ai problemi che vivono gli anziani. I bambini hanno difficoltà di attaccamento, i genitori sono spesso preoccupati delle loro capacità di regolarsi nel cibo, nel sonno, nelle loro funzioni fisiologiche e ci sono i problemi nel rapporto con la scuola e con l'apprendimento, le difficoltà che tutti abbiamo in adolescenza, le crisi che gli adolescenti affrontano, che molti genitori e insegnanti ben conoscono, questo lavoro interiore di riorganizzazione del senso di sé, del rapporto col proprio corpo e con la sessualità. E poi ci sono i problemi di coppia che fanno parte della vita di ogni persona. Come costruire un'intimità, come vivere e come progettare un figlio. E poi problemi nella crescita dei figli. Essere genitore non è facile, nel mondo di oggi è ancora forse più difficile, e quindi ciascuno si trova a vivere questo tipo di difficoltà. Ci sono persone che sono capaci di affrontare queste sfide della vita e altre che hanno più difficoltà per come sono fatte nel loro carattere, ma anche per le circostanze che si trovano a vivere. Ci sono poi eventi della vita che tutti dobbiamo affrontare, le malattie, l'idea della morte che in qualche modo ci caratterizza come uomini e sulla quale tutti noi dobbiamo riflettere. Quindi questi problemi sono poi alla base delle difficoltà che le persone possono avere, quindi dei disturbi psicologici. Alcuni di noi sono più in grado di vivere la vita in modo un po' più semplice, in modo più facile, in modo più funzionale, e alcuni di noi hanno invece dei modi disfunzionali, cioè poco adattivi, di affrontare queste diverse fasi del ciclo di vita. I video che presenteremo affronteranno queste diverse tematiche, che sono quelle contenute nei capitoli del libro, e che sono scritte dai soci del Minotauro, che è un centro che da molti anni si occupa di problemi del ciclo di vita, dai bambini, in particolare gli adolescenti, i giovani adulti, e poi appunto i problemi dei genitori e i problemi anche degli anziani. Ogni autore è uno psicoterapeuta e quindi ha affrontato queste tematiche all'interno prima di tutto del lavoro clinico, quindi porta la sua esperienza clinica di ascolto dei problemi, così come le persone diciamo, vengono a portarli all'interno di un setting clinico. La prospettiva con cui vengono descritte queste difficoltà è una prospettiva che unisce da una parte un'attenzione psicoanalitica al loro significato, al senso soggettivo di questi problemi, appunto con una prospettiva evolutiva, cioè con l'idea che i disturbi delle persone siano strettamente legati alla fase del ciclo di vita che in quel momento stanno affrontando e alle sfide, ai problemi normali dell'esistenza che ciascuno deve vivere giorno per giorno.